15 giorni fa gli abbiamo fatto un video mentre ballava in pista con un signore, una cosa normalissima. Ieri sera questo video ha toccato i 3 milioni e mezzo di visualizzatori. 3 milioni e 500 mila visualizzazioni ieri sera a quest'ora. Adesso saremo sui 4 milioni. Non so quante migliaia di commenti, migliaia di mi piace, centinaia di condivisioni. È diventato virale, tutta Italia sta guardando questa donna che balla. Come ci si sente ad essere vinto? Non fa commenti. Ti ha fermato delle persone per la strada, dicendo. Ti hanno fermato. Hai dovuto fare gli autografi sul braccio? No. No. Ma devi cominciare, devi dire, questo autografo. Cioè, 4 milioni di persone vuol dire un italiano su 10, ragazzi, l'Italia è grande, cioè, praticamente ha visto tutta Italia. Io ti faccio i complimenti e dovrò dare lei, non lo so. Racconti, un applauso ragazzi a questa donna famosa, famosa, milionaria, in fondo milionaria di visualizzazione. Pensa se ti dassero un euro l'uno. 4 milioni e mezzo di euro. Bellissimo. Potremmo fare. Ma ha dato delle altre parole, bellissimo. Sì, ma no. Ma quelli sono i soliti invidiosi. Quali invidiosi? Purtroppo è così. Ascolta me, allora tu da dove vieni? Da Rubiera, quindi mi faccia quelle sue visitare. Vanno dal sindaco di Rubiera. Vabbè. E cosa fai nella vita? Insomma, da oggi poi non fa niente. Non lavora più perché Gamba ha cercato un'azienda che vende ceramica di Rubiera, l'ha cercata come testimonial per fare la pubblicità. Dovrebbe ballare su un bancale di piastrelle, giusto? Esatto. Lei ballerà su un bancale di piastrelle, da quel giorno il fatturato andrà su del 1000%. In mutande. In mutande era vestita in questo ballo. Se lo fai in mutande ti guarderà anche l'Austria, la Svizzera, tutti, non lo so perché c'è, qui vabbè, te devo dire, ci vuole poco per diventare famosi. È l'uomo ideale come lo vorresti? No, una boccia persa. Ma quella è una boccia persa, cioè lei dice io ballo, mi guardano tutti, ma l'uomo no. Vuoi una donna? Anche dubbi. Ah no, anche dubbi. Insomma, tu vorresti dire a noi che sei venuta solo per mangiare stasera. Compagnia divertirsi. Ah, compagnia divertirsi mangiando cappellacci. Beh, posso dire che dico tutti così, poi alla fine, vabbè. Tieni. E chi ha del buono tira. Chi ha del buono tira. Adesso non vediamo loro che diventi ballare sul pubblico. Abbiamo messo un tavolo lì apposta per te, quindi ti mettiamo lì. Che cazzo di ha messo Gianfri lì questo tavolo che non ho capito perché, ma io lo so perché. Grazie Paolo, thank you very much. Vabbè. Brava Paola. Numero 105.